Questa per noi è un'occasione importante di testimonianza della nostra collaborazione non soltanto con gli Uffizi, perché non dobbiamo dimenticarci che questo è un progetto che nasce in seno al progetto di Terre degli Uffizi, ma anche e soprattutto con questi due partner importantissimi, la Fondazione Ivan Bruschi che ospita questa importante e bellissima mostra e Intesa San Paolo. È una collaborazione che ci dà tanta soddisfazione perché consente alla Fondazione Cere Firenze di essere permanentemente presente nella città di Arezzo e di confermare e consolidare il nostro impegno, la nostra attenzione per la diffusione dell'arte in questa meravigliosa città. Noi siamo orgogliosi di ospitare questa mostra che apre oggi in collaborazione con Galleria degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, quindi per noi fondamentale come al solito, però questa è una mostra che giunge veramente dopo la giostra del Saraceno, perché i tornei di Toscana rappresentano l'identità toscana, quindi il gioco del ponte, il palio della balestra, la stessa giostra, sono manifestazioni identitarie dove appunto si mescola presente e passato. L'evoluzione però che abbiamo saputo dare a queste manifestazioni le rende molto attuali, quindi c'è un senso comunitario incredibile e quindi Casa Bruschi, che è un museo, è diventato un laboratorio culturale molto molto dinamico, ha avuto, devo dire, l'intuizione insieme al nostro curatore Carlo Sisi e Riccardo Franci, che ha curato la mostra, di mettere in atto questo evento, che riteniamo sarà molto seguito dai quartieristi, dai soggetti che seguono questi tornei. Quindi sono convinto che avrà un grande successo, come lo è stata la Libera Maniera terminata pochi giorni fa. I risultati del lavoro fatto in questi anni con la Fondazione Bruschi sono sotto gli occhi di tutti. Continuare ad investire in arte e cultura portando nuclei dalle collezioni di proprietà di Intesa San Paolo, lavorare insieme alle Gallerie d'Italia, condividere progetti insieme ai più importanti musei nazionali servono a dimostrare quanto sia condiviso il progetto e quanto sia significativo lavorare anche al fianco di istituzioni come la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Si inaugura oggi una mostra dedicata ai tornei di Toscana e viene inaugurata alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, che è vicinissima a Piazza Grande, e quindi il rapporto con la Giostra del Saracino è un rapporto necessario. Però la mostra non vuole essere una esaustiva illustrazione del Saracino, che ha i suoi quartieri e i suoi musei legati proprio alla storia di quell'importante evento annuale. Qui si percorre la storia dei tornei, a cominciare dal Saracino, alla battaglia del ponte di Pisa e al palio della balestra di San Sepolcro, proprio per mettere in evidenza attraverso importantissime collezioni, quelle degli Uffizi, quelle soprattutto del Museo Stibbert. Vogliamo proprio attraverso questi oggetti provenienti da collezioni così importanti illustrare questa storia. Quindi all'interno della manifestazione Terre degli Uffizi, ancora una volta Casa Bruschi si apre per celebrare un tema e portare in città alcuni capolavori delle collezioni nazionali. La mostra nasce come forma di omaggio a quella che è oggi una tradizione toscana vera e propria, quella della rievocazione storica. Ormai non c'è città, borgo o piccolo paese che non abbia la sua forma di rievocazione storica. E noi con questa mostra vogliamo rendere omaggio ad un tipo particolare di queste manifestazioni, i giochi guerreschi. I giochi guerreschi traggono la loro natura dagli addestramenti militari del Medioevo e prevedono quindi l'utilizzo delle armi. In modo particolare noi affrontiamo nel dettaglio tre di questi giochi. La giostra del Saracino, siamo ad Arezzo d'altra parte, il gioco del ponte di Pisa e il palio della balestra.